poi sfrutteranno un po', no, questa cosa, sì. E vorrei sapere anche magari se sono d'accordo sia Stefano che Stefano. Antonio. Ah, io dico che per essere un portiere ti deve mancare qualche rotella in testa, ok? Quindi indipendentemente dal sesso, chi decide di fare questo ruolo qua. Non ti sei fatto un normale... complimento, Stefano. Lo so, tanto normale non devi esserlo, perché io faccio sempre questo esempio qua. Riconosciuto. È ereditario. Quanti... allora, visto sì, che sì. Papà era portiere, mannaggia. Esatto. Quanti, io faccio sempre questo esempio, quanti giocatori o calciatrici mettono le mani o la faccia nei piedi di un attaccante che sta calciando? Sono pochi. Chi lo fa gli manca qualche rotella, quindi i portieri che lo fanno vuol dire che qualcosa gli manca, no? Adesso a parte la battuta, però è chiaro che il ruolo del portiere è un ruolo particolare, un ruolo fantastico. Poi dopo molti dicevano va in porta perché sei più scarso, oppure in porta andava il cicciottello. Io da piccolino ero cicciottello, mi mettevano in porta, capito? Quindi però questo non vuol dire, ce lo devi avere dentro di te, perché il ruolo del portiere è qualcosa di particolare, sicuramente la qualcosa partita di diverso. La legge sicuramente sotto tutte le sue sfumature, poi quello che la racconta meglio al 90, quando c'è il fischio al 90. Andiamo allora a sentire a questo punto